Buonasera e ben ritrovati al TG telespettatori di RTA. Iniziamo con una importante pagina di cronaca. I carabinieri di Borgotaro hanno intercettato e arrestato un uomo che trasportava sulla propria auto 1,2 kg di eroina pura. Una volta immessa sul mercato, debitamente tagliata, avrebbe fruttato oltre 120.000 euro. 1,2 kg di cocaina pura per un valore di 40.000 euro che una volta tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato qualcosa come 120.000 euro. È uno dei sequestri di sostanze stupefacenti più importanti, quello messo a segno dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Borgotaro nella notte tra martedì e mercoledì. In autostrada, sulla A15, una pattuglia che sta facendo rientro da Parma viene superata ad una velocità assurda, oltre 200 km all'ora, da una Ford Focus. I militari iniziano ad inseguirla e nel frattempo chiamano come rinforzo un'autocivetta del NOR. Riescono a far rallentare il mezzo, a fermarlo e a farlo uscire al casello autostradale di Borgotaro, dove ad attenderlo vi sono già i colleghi in borghese. A bordo un uomo, un marocchino di 33 anni, che non riesce a nascondere un palese nervosismo. Viene quindi condotto in caserma e perquisito. Addosso non gli viene rinvenuto nulla e allora i militari, agli ordini del maresciallo Luciano Battoglia, comandante del NOR, passano alla perquisizione del mezzo e, ben occultato all'interno del sedile lato passeggero, invece della normale imbottitura scoprono un grosso involucro di plastica contenente la coca. Droga, lo ricordiamo, che una volta tagliata e messa sul mercato avrebbe fruttato 120.000 euro agli spacciatori. L'uomo è stato arrestato, tenuto una notte nella camera di sicurezza della caserma e l'indomani mattina trasportato nel carcere di Via Burla. Entro 5 giorni verrà interrogato dai magistrati. Per lui l'accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La riunione organizzata da Insieme per Vivere domani mattina a Borgotaro per mettere in pratica un atto di protesta per la probabile chiusura del punto nascita dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro è aperta alle sole associazioni di volontariato e non, come precedentemente detto da noi, a tutti i cittadini. Quindi domani sono solo le associazioni di volontariato che incontreranno Insieme per Vivere. E rimaniamo a Borgotaro, all'ospedale Santa Maria, dove ieri si è tenuta la festa di commiato di Alice e Filiberti, che presto andrà in pensione. Festa di commiato ieri all'ospedale Santa Maria di Borgotaro per Alice Filiberti, che ha prestato servizio per anni presso la direzione sanitaria del nosocomio Valtarese, è infatti giunta l'ora del pensionamento. A salutarla non solo i tanti colleghi medici e infermieri, ma anche alcuni dirigenti dell'ospedale e dell'azienda, come Leonardo Marchesi, Giuseppina Frattini, direttore sanitario del presidio ospedaliero, Gianluca Pirondi, direttore del distretto sanitario Valli Taro e Ceno, Stefano Mori, direttore amministrativo, e Cristina Cardinali, responsabile del servizio infermieristico e tecnico. Si è tenuto un momento conviviale con un buffet e torta finale. Non sono mancati regali ed attestati per sottolineare il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni da Alice. Le colleghe Patrizia, Laura e Cristina, nell'augurarle tanta felicità, hanno voluto donarle, attraverso la nostra emittente, questo piccolo servizio di saluto. Domani torna in tutta Italia la giornata nazionale della colletta alimentare per aiutare i più bisognosi. È la 20ª edizione, questa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, che vede coinvolti in Italia 11.000 supermercati e ben 135.000 volontari. Si tiene la colletta alimentare anche da noi in Valtaro, precisamente nei supermercati di Borgotaro e Bedonia. Poi vi ricordo che fino al 3 dicembre è possibile effettuare una donazione al Banco Alimentare inviando anche un SMS da cellulare o chiamando dal telefono fisso il numero 45512. Martedì a Varano de Melegari si è tenuto un pubblico incontro per la presentazione del progetto Controllo di Vicinato, al quale ha preso parte un buon numero di cittadini. Vediamo. Intervistato l'assistente scelto Enzo Viola a proposito dell'incontro che c'è stato ieri con la popolazione di Varano sui controlli di vicinato. Gli chiediamo qual è stata la partecipazione della popolazione del paese. Allora, la serata di ieri è stata, dal punto di vista della partecipazione, è stata veramente veramente importante, nel senso la sala era piena e la gente era molto interessata. Ok, chi è che ha parlato nella serata?
chi interviene? Allora, innanzitutto il sindaco che ha ringraziato e ha spiegato i motivi per cui l'amministrazione ha scelto questo tipo di programma. Poi ovviamente io ho illustrato il progetto a tutte le persone spiegando con delle slide e commentando le slide quello che sarebbe stato in realtà il progetto. E poi abbiamo avuto la fortuna di avere ospite l'associazione Controllo del Vicinato di Roncopascolo, che sono i referenti nazionali dell'associazione a cui il Comune di Varano si appoggia, e hanno parlato della loro esperienza e della loro organizzazione, che è veramente molto curata. Ok, per finire ti chiederei se ci fai una breve spiegazione di in che cosa consiste il controllo di vicinato. Molto semplicemente è l'utilizzo delle tecnologie al servizio della pubblica amministrazione e della sicurezza. Si chiede ai cittadini solamente di cambiare il modo in cui si è fino adesso segnalate le situazioni. Ovviamente dobbiamo stare al passo coi tempi, e la messaggistica istantanea è quella che ti permette di più velocemente possibile di far passare le informazioni più velocemente possibile. Una volta si mandavano le mail, qualcuno doveva leggere. Oggi tutti hanno uno smartphone, dunque si creano dei gruppi chiusi in cui le persone che devono aderire comunque vengono approvate da questo comando di polizia municipale. Quindi gruppi di WhatsApp? Gruppi di WhatsApp chiusi e vengono fondamentalmente. Loro continuano la loro vita normalmente e osservano il territorio attraverso alcune applicazioni che sono di libero utilizzo, controllano le macchine o le persone sospette e poi le segnalano, vengono vagliate da un coordinatore che è sempre un volontario, dopodiché vengono vagliate dal sottoscritto o che li potrà passare ai carabinieri o comunque valutare se agire personalmente. E per chi volesse far parte di uno di questi gruppi cosa bisogna fare? Semplicemente c'è un modulo da compilare che è disponibile qua in ufficio di Polizia Municipale, e poi una volta consegnato curo io l'assegnazione e l'inserimento dentro al gruppo. I dati vengono trattati dalla Polizia Municipale e vengono trasferiti solo alla Prefettura e comando dei Carabinieri per la loro conservazione, perché naturalmente disciplinare è un disciplinare che è fatto sul modello del Ministero dell'Interno ed è quello consigliato dalla Prefettura di Parma. Perfetto, grazie e buon lavoro. È già tempo di Natale, sabato scorso ha aperto i battenti alla Piana del Mulino di Albaretto, Christmas Town. Anche quest'anno siamo partiti con il Natale, un buon anticipo, ma sappiamo che per preparare con cura e nei dettagli la propria casa per il proprio Natale ci vuole tempo e bisogna dedicarci attenzione. Anche quest'anno siamo contenti di poter accogliere tutti coloro che ci verranno a trovare. Abbiamo aperto oggi sabato 19 novembre con un buon afflusso di pubblico, di clienti, speriamo di poter soddisfare le loro richieste con delle tematiche sempre nuove, sempre al passo con le tendenze. Allora, anche per quest'anno le tendenze che vanno per la maggiore sono i colori naturali, le ambientazioni tipo del bosco e ambientazioni con colori diciamo nord europei, quindi tendenza un po' scandinava, un Natale minimalista diciamo nei colori e negli addobbi. A proposito di Natale, la Consulta Cultura organizza la terza rassegna di Un presepe per Varsi. I presepi dovranno essere consegnati entro il prossimo 7 di dicembre dalle 9 alle 12 presso la Sala Civica e dovranno essere realizzati con materiali idonei a essere esposti all'aperto senza copertura. Sono aperte le iscrizioni al corso di informatica Capelli d'Argento 2017 che inizierà a gennaio, da data da destinarsi, promosso dal coordinamento provinciale centri sociali Comitati Anziani e Orti Ancescau e che vede il patrocinio della provincia di Parma e la collaborazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Zappafermi di Borgo Val di Taro. L'obiettivo è quello di diffondere tra la popolazione la conoscenza e l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche come valido supporto alla vita di tutti i giorni. Il corso, che sarà attivato
solo con un numero minimo di 15 partecipanti, si terrà presso lo Zappa Fermi e i docenti saranno proprio gli allievi dell'istituto. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio presso la segreteria dello Zappa Fermi. Potete chiedere di Maddalena Previ o di Stefania Brugnoli chiamando lo 0525 97985. Non dirle che non è così è il titolo del libro che è stato presentato a Borgo Taro grazie a Intersos e al Pio Istituto Manara che ne hanno organizzato per l'appunto l'evento. Vediamo. I grandi eventi con gli occhi dei piccoli protagonisti, una serie di storie che si intrecciano durante la cosiddetta primavera tunisina, una storia in cui anche il dramma dell'emigrazione, pur non essendo centrale, viene toccato. Non dirle che non è così, è un romanzo intenso basato anche appunto su fatti realmente accaduti. La storia di Non dirle che non è così nasce da due bellissimi incontri. Due incontri con due ragazze, con due figlie, che camminano attraverso la storia nella primavera di Tunisi del 2011. La grande storia con la S maiuscola le travolge, le loro esistenze, i fatti, gli amori, gli incontri, i desideri, i sogni si mescolano agli avvenimenti che hanno cambiato la storia del Nord Africa e del Medio Oriente. Sicuramente per questo decennio, ma probabilmente per un tempo molto più lungo. È una riflessione su come le diverse generazioni hanno affrontato il passaggio dei momenti importanti della storia, su come è difficile comunicare tra generazioni nel momento in cui la grande storia travolge le esistenze individuali, su come è difficile per i padri capire i desideri dei figli, questo forse in qualunque circostanza e a maggior ragione quando momenti centrali della storia, come quello che stiamo vivendo noi oggi in Europa di fronte al dramma e davvero alla tragedia di centinaia di migliaia, se non milioni di persone stanno vivendo situazioni di conflitto e ci chiedono solidarietà in questi momenti cruciali. La comunicazione intergenerazionale è fondamentale e se si spezza quel canale di solidarietà e di comprensione e di comunicazione, anche piccolissimi eventi possono far scaturire piccole tragedie dentro i grandi momenti della storia. E quindi parliamo di ragazze, parliamo di amori, parliamo di sogni, parliamo di viaggi, parliamo di appartenenza e di terra e parliamo anche di guerra. E parliamo anche di essere al momento giusto nel posto giusto o essere al momento sbagliato nel posto giusto. È una storia che raccoglie testimonianze e le compone in maniera assolutamente romanzesca, non è la biografia di nessuno, nessuno potrà riconoscersi nei personaggi e allo stesso tempo ha il valore universale di un racconto di storie di figlie e padri, di figlie e madri, di sogni, di proiezioni e di vita. Quella organizzata dall'associazione Intersos di Borgo Taro presso la biblioteca Manara è la prima presentazione di questo volume. Ecco, diciamo quali sono le prospettive con cui questo volume potrebbe essere accolto dal pubblico, visto anche il fatto che sono temi molto delicati su cui esistono opinioni diverse. L'accoglienza del pubblico non la posso prevedere, ma posso dirvi che siamo stati già invitati al Festival Book City di Milano, al Festival Leggermente di Lecco, a cui andrò a presentarlo in marzo, e prima di allora ci saranno due presentazioni, una a Roma ed una in Sicilia, e molte altre se ne stanno organizzando, proprio perché guardare con la lente della storia con la S maiuscola i grandi avvenimenti è una chiave di lettura che pensiamo, l'editore pensa e io con lui, sia fondamentale per aiutarci a costruirci un'opinione su momenti che sono così importanti, fondamentali nella nostra storia e nella nostra vita. La terza edizione della rassegna Tutta colpa della musica inizia questa domenica all'Auditorium Mosconi. Saranno presenti musicisti di grande livello come Beppe Di Benedetto e Claudio Tuma. I posti sono limitati, la prevendita è già iniziata all'ufficio turistico del comune di Borgo Taro.
Pagina sportiva del venerdì dedicata fino a qui ai piccoli del Bardi che hanno vinto un sabato scorso una gara importante contro il Montanara e che ora osservano un lungo riposo invernale. Nell'ultima partita prima della pausa invernale del campionato provinciale a 7 giocatori, Scuola Calcio 2008, ottavo trofeo Avis, girone A nella nona giornata, il Bardi ha espugnato il campo del Montanara battendo gli avversari per 1-0. È stata una bellissima e sofferta vittoria contro una delle formazioni cittadine più coriacee fino ad ora incontrate dalla squadra valcenese, che però non si è fatta intimorire. Il Montanara ha resistito bene per due tempi agli attacchi degli ospiti, capitolando solo nel terzo. È stata una grande prova di tutto il gruppo bardigiano che non è però riuscito un po' troppo a concretizzare con le reti il lavoro del collettivo. Il campo di calcio sul quale si è disputato l'incontro davvero in pessime condizioni non ha permesso al Bardi di giocare con i soliti schemi, facilitando così il lavoro dei padroni di casa che hanno potuto contenerne l'estro. Mister Solari ha designato come capitano Andrea e come suo vice Enrico, mentre goleador della partita è stato il centravanti Alessandro. Al fischio finale dell'arbitro sugli spalti, tripudio bardigiano per l'importante vittoria portata a casa. In classifica il Bardi è al secondo posto ed ora, dopo la lunga pausa, scenderà in campo più agguerrito che mai per tornare capolista. Le previsioni del tempo per domani, sabato 26 novembre, avremo cielo sereno, poco nuvoloso per tutto l'arco della giornata, temperature minime in lieve flessione, i valori tra 6 e 9 gradi, stabili le massime tra 10 e 12 gradi, infine i venti saranno deboli. Vediamo insieme i programmi della serata sulla nostra emittente, cominciano alle 20.35 con Salute e Società, alle 21 Video Station, alle 22 il TG, alle 22.30 Ballo che sballo in TV. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata, a domani.